Narwhal. Yes, Ted. Non io, tu sei l'avventuriero, io la lampada. Faccio alcune cosette minori, do qualche consiglio, la solita roba. Qualsiasi cosa entra lì dentro ci entra senza di me. Yes, Ted. Oh, che pittoresco questo piccolo arcipelago! Bene, questa è la mia idea di vacanza. Un po' di svago, un po' di sole. Non ho portato la pungente. È possibile bere qualcosa qui in giro? Oh, il tipo con i piccoli ombrelli? È una pompa, e allora pompiamo un po' di aria. Dio, è un dragone! Ehi! Ehi! Che sta succedendo lassù? È una noce di cocco, proprio così! La noce di cocco di Quendor! La stavo proprio cercando! Senti, visto che sei qui, forse mi puoi dare una mano a uscire. Sta cercando di farmi una piña colada qua giù e sono a corto di ingredienti. Devo andare al negozio a comprare una noce di cocco. Se ti tiro una corda, la puoi legare a uno dei denti del dragone in modo che io possa uscire? Ecco la corda, perfetto. Grazie, amico. Sei mai stato bloccato nel naso di un dragone? Ti assicuro che non è assolutamente divertente! Insomma, c'è qualcuno? Non vorrei disturbare, ma il mio ghiaccio comincia a sciogliersi. Ehi, pratico, potrei infilarci qualcosa qua dentro. Mi senti? Hai preso la corda? Ci sei? Questo è strano. Oh,
Guardiamo, bisogna essere dei deficienti per andare a toccare la radice di un dente a un dragone addormentato. Non va fatto e basta! Cielo, come soffia! Ehi, quello che sale deve anche scendere. Si chiama natura. Insomma, c'è qualcuno? In fondo è stato facile, ho dovuto solamente svegliare un dragone dormiente, volare dentro alla sua bocca, mandare un tizio incontro al suo destino e infilare un capitano gonfiabile dentro al suo naso. Fosse sempre così semplice la vita. Vieni da papà, tu noce. Ehi, che sballo! Ora mettiamo questo cavolo di cosa in quel cavolo di posto e voliamo fuori di qua, ok? Ta-da! Bel lavoro, ragazzo! Jabig! Adesso sei uguale a noi. In effetti sei migliorato. Però non passerai lo stesso. Oh, un aspetto interessante. Interessante quanto lo è Jojo, il ragazzo dalla faccia di melma. Brog non piace qui. Brog un po' spaventato. Si fanno male casa. Oh, lasciate stare casa, chiodi. Sono la torcia scontrosa, o meglio, tutti mi chiamano così. Però a me piace di più il grande peso. Oh, va bene, ma ti avviso, al primo segno di un mostro io mi spengo, hai capito? Mi spengo come un fiammifero. Sono la torcia tremante, io tremo. E fin qui ci siamo. Sono terrorizzata dalle caverne oscure, ormai convivo benissimo con la mia paura. Sento che tu ami profondamente le rocce. Brog mangia roccia. Sai, capo, a volte anche una torcia può avere paura.
Quello era un mostro? Questa è una caverna oscura? Hai sentito quello che ho detto prima? Ci vediamo, amico. Io mi spengo. Siamo quasi una squadra, io e te, vero? Non mi perderei questa avventura per nulla al mondo. Fino a che sarai in questo nero anfratto, io brucerò al tuo fianco secondo dopo secondo. Non mi vedrai tremare neanche una volta, amico mio. Dio mio, spero di non stare diventando dipendente. Non funziona. No! Roccia! Brog piace roccia! Quarzo molto delicato, piatto preferito Brog! Roccia! Quarzo molto delicato, piatto preferito Brog. Oh, pancino Brog pieno, basta roccia oggi. Brog come legno non parla molto meglio. Sai, mi chiedo come si sentirà mamma mostro quando scoprirà che l'abbiamo cucinato il piccolo. Un uovo di mostro sodo. C'è qualcos'altro che posso fare? Mi sembra una sorta di metafora. Uovo è sempre e soltanto un uovo. Quasi divertente, non è vero? Tutta questa storia dei salti, una volta fatta l'abitudine, non sto nemmeno più pensando ai mostri. Oh, i mostri. Brog, trovato Teschio. Ora Brog deve prendere Teschio. Brog non vuole, ma Brog prova. Brog riesce, ci vuole solo tempo. Brog è molto più bravo a questo gioco. Facile. Bella enigma, intelligente Brog. Castello è amico di Brog. Brog, ho trovato bella casa per Teschio. Dormi, piccolo Teschio.
si stanno rivoltando nelle strade. E ci sono voci di una ribellione magica. Imbecilli. Se solo sapessero, sì, quanto mi stanno a cuore. Beh, ma avete mai provato a parlare con loro? Ormai è un pasticcio e c'è persino di peggio, sapete. Ho ucciso il mio compagno di studi. O almeno pensavo, perché sembra che qualche idiota lo porti a spasso nel sottomondo di una lampada magica. Se i miei uomini... se loro non li trovano subito, potrebbero rovinare tutto. Su, coraggio. Non piangete, signor inquisitore. Yannick, prego. Yannick. Io sto molto peggio di voi, Mi sono lasciato scappare l'amore della mia vita fra le dita in una stupida partita di strip mostro fuoco acqua. Beh, almeno ne avevate uno. E non so nemmeno il suo nome. Adesso mi metterò a piangere anch'io. Non volevo arrivare a questo, ma... Se io vi dico dove potete trovare quell'idiota e il tizio nella lampada, vi sentirete meglio allora? Oh, Jack, lo fareste? Due parole: tunnel e tempo. Mai visto Grande avventura sotterranea numero 3? I tunnel del tempo, naturalmente. Grazie, Jack. Non c'è di che. Già, datevi un po' di contegno, per favore. È un po' imbarazzante, no? Ma certo. Bene. Mi dispiace. Avanti, su. Dov'è il buon vecchio tiranno pazzo? Fate la faccia, dai. Fate la faccia cattiva. Bravo. Allora, dove eravamo rimasti? Guardie! Sì, signore! Portate il pungolo elettrico per... Hongus, presto! Tu sei uno stupido idiota. Ora sì che è lui. Pungolo per Hongus. Questo posto non mi sembra molto sicuro. Bene, davvero meraviglioso. Come accidenti facciamo ora?
Sembra una spada di fattura elfica da avventuriero standard, la solita roba la conosci bene. Sembra una spada di fattura elfica da avventuriero standard, la solita roba la conosci bene. Una spada legata, mi piace! È come mettere sapone sulla corda, solo un po' più difficile da smerciare. Sembra una spada di fattura elfica da avventuriero standard, la solita roba la conosci bene. Una spada legata, mi piace! È come mettere sapone sulla corda, solo un po' più difficile da smerciare. Molto ben fatto, spero che tu riesca ad arrampicarti con tutta la roba che ti porti dietro. Vedi? Possiamo sistemare tutta la faccenda, tu e io, e noi... Non mi piace per niente quest'affare. Non ti ricordi i cartelli a Port Fuzel? È quel maledetto totemizzatore ed è ancora in funzione. Devono aver scoperto una fonte energetica alternativa, come costruire mulini a spinta all'orfanotrofio locale. Utile, ma un tantinello confuso. Mi spiace, ma non ti posso aiutare, questo non l'ho studiato a scuola. Ehi, cosa diavolo hai intenzione di fare con quella leva? Non starai per caso pensando di abbassarla? Mi stai seduto sulla testa! 9.942 bottiglie di idromele sul muro, 9.942 bottiglie di idromele, ne prendi una e la fai girare, 9.941 bottiglie di idromele sul muro. Grazie, mi hanno lasciato qui nel cassone, cominciavo a credere di doverci restare per sempre. Oh no, anche voi siete dei totem. Sì, qui siamo tutti schiacciatine. Che cosa hai fatto tu? Ero parte della resistenza. Sapete, la resistenza magica. C'è un intero movimento fuori nelle strade. Beh, qualcuno farebbe meglio a pulire. Puoi pagare molto caro questo genere di cose. Ecco una legge da non rispettare. E pensare che una volta voi governavate l'impero. Arresta la Flathead. Aspettate, non è come pensate. Ma davvero? E che cosa sto pensando? È difficile da dire. Ci sono troppe interferenze dai tuoi baffi. Hai finito il latte. E i tuoi pantaloni sono stretti. E pretendi addirittura di totemizzare tutte le creature magiche dell'impero. E io che pensavo che opprimere la gente per bene fosse già un bel lavoro a tempo pieno. Cattivo, cattivo, cattivo. Già, e adesso tocca a te. Portala al totemizzatore. Che cosa? Per un po' di vernice. Oh, non mi importa che cosa hai fatto, telepate. La tua specie, come tutto ciò che è magico, è stata dichiarata estinta. Portala al totemizzatore. Come? Niente forca e niente tortura. Ma che razza di inquisizione è questa? È esattamente quella che ha ridotto la casata dei Flathead com'è oggi. Fallita! Mm.
Lo studio della storia di Zork non ha mai richiesto l'uso di testi scolastici fino a quando l'Inquisizione non ha sigillato la rete dei tunnel temporali che corrono sotto l'impero. Ora, la storia di Zork accade tutta in una volta e non ci sono più, come erano soliti dire gli scolari di Quendoram, volate indietro. La rovina distrusse Quendor quando il mago di Froboz, Lord Dimwit Flathead, trasformò accidentalmente il famoso castello di Flathedia in una enorme caramella. Con una singola magia sbagliata, il mago distrusse simultaneamente gran parte della casata di Flathedia. Nel 773 G.U.E., un funzionario pubblico causò incredibili devastazioni alla città di Merion quando tentò di lanciare la magia Zimdor, che crea la triplice copia di un originale, e invece lanciò Zemdor, una magia progettata per trasformare una grande città in tanti piccoli mucchietti di cenere. In seguito chiese scusa ai cittadini dicendo: «Ops, ho sbagliato». A metà del X secolo G.U.E., un gruppo di alchimisti senza scrupoli, in cerca del quinto elemento, la quintessenza che dava l'immortalità, liberarono una forza vendicativa conosciuta come Nemesis. Questa entità tormentò a lungo gli innocenti e anche molti altri per niente innocenti quando gli innocenti non erano reperibili nelle terre dell'Est. Lo studio della storia di Zork non ha mai richiesto l'uso di testi scolastici fino a quando l'Inquisizione non ha sigillato la rete dei tunnel temporali che corrono sotto l'impero. Ora, la storia di Zork accade tutta in una volta e non ci sono... Sembra un qualche strano sistema di comunicazione che le guardie utilizzano da queste parti. Yannick adora questi giocattoli, non credi? Secondo me l'Inquisizione sta cominciando a esagerare. Kindle Narwhal. Yes, turd. Buoni, Yoruk, è veramente fantastico essere a piena grandezza. Guarda, siamo a Fusol.
Però mancano le reti metalliche e le guardie di ronda. Mi ricordo questi vecchi tempi, prima che arrivasse l'Inquisizione. C'è qualcuno in casa? Ehi! Oh, sei fortunata. È la serata delle signore. Dai, entra e tienimi un ballo. È un sacco di tempo che non ballo. Io amo le signorine amabili. Sto cominciando a capire che questa missione è piena di pericoli. Io amo amare le signorine amabili. Ci siamo. Aspira, espira. Dentro, fuori. Va bene, ragazzone, limitati ai fondamentali. Vuoi un po' di whisky? Naturalmente. Vuoi un po' di whisky? Hai preso l'uovo. Già, ho vinto qualche cosa? Niente. Sì, capo. È pronta a giocare, vai, chiamala, portala qui, vai. Hai vinto un grande privilegio. Puoi entrare nella stanza sul retro e giocare davvero, sul serio. Che cosa significa? Segui. Ah, ciao. È gentile. Troppo, c'è qualcosa che non va in lui. Sono Jack. Ricordi? Antaria Jack. Forse mai visto nella mia serie di successo alla TV. Z-Team. Ecco, che porco vanitoso. L'ho detto ad alta voce. Beh, io, cioè, mi aspettavo che tu fossi un porco vanitoso. Io? Credo di avvertire un po' di ostilità. Ora giocheremo una bella partita al gioco mostro, fuoco o acqua. Floyd? Le regole della casa, prego. Sì, le regole, sì. Sono che il mostro beve l'acqua, l'acqua spegne il fuoco spaventa il mostro. E qual è la posta? Floyd? Dille della posta. Sì, c'è una posta. È quello che hai addosso. Strip mostro, fuoco, acqua? Proprio così. Incredibile. Floyd. Giochiamo? Per favore, per favore, per favore, per favore. Dimmi, Jack, ma questa tecnica funziona davvero con le donne? Lo dirai tu. Sono così patetico. Patetico, ma attraente. Ok, proviamoci allora. Grande. Però ti devo avvisare, non ho mai perso una partita. Quando hai dei dubbi, usa il mostro. È la fortuna del principiante. E il cappello non lo togli? No, marchio di fabbrica. Pensavo che fosse il sigaro. No, quello è abitudine. Mm.
acqua. Posso provare a sorprenderla. È imbarazzante. Crede che io userò l'acqua, perciò userò il fuoco. No, forse lei non aspetta altro. No, giocherò il mostro. Tutti usano il fuoco dopo esserne stati sconfitti. Ora la ingannerò, userò l'acqua. Anzi no, ingannerò me stesso e userò il fuoco, sì. Sta per usare l'acqua, lo posso sentire. Decisamente sta per arrivare acqua. Perciò, che cos'è che batte l'acqua? Hai perso, carino. Ora paga. Che ti succede? Hai perso il tuo sangue freddo? Io? No, non essere ridicola. Sì, sì, ho completamente perso il controllo. Ma sai, credo di avere qualcos'altro, Jack, questo è il cubo della fondazione. L'ho cercato dappertutto, davvero. Sul serio? Anche tu adori i piani ben riusciti? Lo sapevo, il classico lavoro all'Antaria Jack. E lo hai fatto con addosso solo la biancheria. Oh, cosa sto dicendo? Che cosa mi sta succedendo? Beh, questo è il mio castello. Meglio che vada. Addio, Jack. Ma non so nemmeno come ti chiami! Con tutti i locali puzzolenti che ci sono a Fusel, doveva capitare proprio nel mio. Wow, brillante! Per non dire anatomicamente corretto. L'intero posto sembra voler dire... Sono magico, senti il mio ruggito. Ammiro il tuo coraggio, davvero. Quasi quanto ho pietà per la tua ignoranza. Tu non puoi fermarmi. Io sono il futuro. E tu sei storia. Getta la storia in galera insieme a tutti quegli altri intrallazzatori. Così ora vedremo la grande ribellione magica giungere alla sua patetica fine. Chi è il mago adesso? Bevi! Proprio così, oggi ce ne andiamo presto. Wartol, resta qui per controllare che quell'Antaria Jack non abbia qualche altra brillante idea. Noi siamo liberi di andare. Bene, ce ne andiamo alla mesa per vedere quella roba, l'inquisa visione? No, deve essere terribilmente noiosa. Già, sarebbe meglio andare a casa a bagnare le piante. Ok, buona fortuna. A dopo. Ciao, ci vediamo più tardi. Ciao. Ok. Ehi, tu! Quassù! Nella grata!